palazzo che ho alle spalle è il palazzo del potere, di come l'abbiamo avvertito finora tutti i cittadini, perché è distante e distaccato da quello che sono, da quelli che sono i problemi della gente. I cittadini non hanno sentito assolutamente come casa del popolo, la casa dei diritti. E perciò chiaramente la gente o non viene perché sa che trova le porte chiuse, anzi addirittura hanno messo un muro dove tu non puoi passare, dove devi anzi chiedere il permesso, dare una carta d'identità, ti chiedono dove andare. Guarda un po' quello che hanno combinato. Invece di essere proprio il posto più libero della democrazia, della partecipazione, non dobbiamo aspettarci dall'alto i cambiamenti. Il cambiamento arriva solo ed esclusivamente dal basso, se vogliamo un vero cambiamento e non fittizio. Perciò speriamo che l'impegno di tutti i cittadini deve rimanere, anzi deve cambiare, perché non c'è stato mai, o solo di minoranze, deve diventare un impegno dove dobbiamo chiedere i nostri diritti a testa alta, con fermezza, con serenità. Questa deve diventare veramente la casa di tutti, e dove ognuno si sente libero di entrare e di chiedere quello che gli spetta. Speriamo che, ecco, che tutti i cittadini insieme alziamo la testa, e probabilmente così solo può cambiare la vita di questa collettività, che deve diventare una comunità. Siamo proprio nel centro della città, proprio accanto al comune, e ci sono già degli spazi simbolo. Questa galleria è abbandonata da decenni, veramente è un'altra ferita per l'intera comunità. Un luogo di questo è ovvio che dovrebbe essere sfruttato, utilizzato bene. Si possono fare tante cose, a parte che è molto bello. Lasciamo nel degrado, con gli spazi comuni che non ne abbiamo, le cose più belle sono abbandonate. Pensate al teatro in fiera, Pinelli ora, insomma, che hanno avuto l'incoscienza di lasciarlo per 17 anni abbandonato. E questo vuol dire anche voler distruggere un pochettino il futuro di tutta questa città, a cominciare dai giovani, perché l'unica cosa che può salvare la vita degli esseri umani è la cultura, si parte da là. E dobbiamo fare un cambio culturale tutti. Ecco, le amministrazioni, tutti gli enti pubblici che lasciano abbandonare spazi così, vuol dire che proprio non hanno a cuore il futuro, a cominciare dai giovani, ma di tutti. Questo è un luogo straordinario, bello, accanto fra il municipio e Duomo, straordinario, potrebbe essere sempre una mostra, potrebbero fare mostre permanenti, dibattiti, tutto e di più. Ed è accanto, proprio quasi simbolicamente, qua c'è proprio la libreria, una libreria che è appunto un simbolo della cultura. E anche qui a Messina le librerie sono pochissime, e anche questo è un segno della nostra città. Qui non dobbiamo lamentarci, dobbiamo ognuno di noi fare qualcosa, cambiare prima singolarmente e unirci a tutti gli altri, perché abbiamo un percorso comune. Dobbiamo vivere insieme in questa casa che è città, che è la città, e perciò dobbiamo voler bene a tutti gli spazi e avere percorsi nelle nostre teste, nella nostra coscienza, proprio perché dobbiamo avere in mente un cambiamento reale. Ecco, si parte dai luoghi comuni, dai beni comuni, dalla cultura. Ecco, qua proprio abbiamo questi due simboli che uno è in contrapposizione all'altro. Speriamo di avere librerie, biblioteche che non hanno mai fatto in 50 anni a Messina. E se vi ricordate anche quello che è successo con la biblioteca comunale Cannizzare dell'Archivio Storico, la dice lunga. Avevano abbandonato proprio la memoria storica della città.
e solo una lotta l'ha potuto portare così alla salvezza di quel patrimonio unico che è capire il nostro passato per poter affrontare meglio il presente e avere un futuro migliore. Qui in pochi metri quadrati si può fare la fotografia un po' di quello che è l'abbandono non solo della città, ma è l'abbandono proprio totale della mala politica di questa città. Ecco, addirittura sotto, che qui c'è, quella è la stanza del sindaco, ora del commissario, insomma, che addirittura sotto la stanza del sindaco c'è questo degrado incredibile, c'è questo abbandono totale, come vedete veramente a non avere neanche di facciata addirittura un po' di così, di dignità, dire un po' di decoro. E questa è una zona dove i turisti dall'alto passano ogni giorno, e tra l'altro appunto sotto la stanza del sindaco è il rappresentante di tutti noi cittadini che dovrebbe, ecco, per primo cercare di dire un momento, cerchiamo di avere una città pulita, decorosa, e tra l'altro il verde pubblico è un'immagine fondamentale, che uno è un proprio un biglietto da visita, se uno lascia proprio il verde pubblico, quel poco che c'è, che tra l'altro siamo l'ultima città d'Italia per verde pubblico, perché il rapporto fra abitanti e metri quadrati di verde, Messina è l'ultima, non si creano spazi verdi, non si creano parchi, ma neanche 2 metri quadrati li sanno tenere puliti, e sotto la stanza del sindaco questa è proprio veramente la fotografia di chi siamo, questo è chiaro. E allora che cosa ci voleva? No, non c'è assolutamente neanche un minimo di legame al senso della collettività e della comunità. Ecco, essere così, proprio a pensare dentro il palazzo, cose così distanti dai problemi comuni delle persone, abbiamo capito proprio che qui dentro c'è una vita molto lontana da noi, cioè non pensano assolutamente proprio ai temi comuni. Ecco, ripetiamo ancora all'infinito che qua ce ne possiamo uscire con l'impegno di tutti. Deve diventare un mantra questo. L'impegno collettivo, l'impegno per la collettività, la partecipazione e non la delega è la strada maestra per cambiare la vita di questa città. Ce ne usciremo solo con l'impegno di tutti, non delegando qualcuno. Ma anche se fosse bravo, dobbiamo tutti impegnarci, perché veramente diamo più qualità all'intera città. Questo è il passaggio fondamentale per cambiare qualunque comunità del mondo.